Ciao tifosi, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Track Tech. Io sono Formula Fra e questa settimana sbarchiamo nel sud-est asiatico, più precisamente a Singapore, per il Gran Premio in notturna più atteso del mondiale. Andiamo subito a vedere insieme tutto quello che c'è da sapere su questo tracciato. Prima di partire, lasciaci un like, iscriviti al canale e se attivi la campanella sarai sempre il primo a sapere quando usciranno nuovi video. Andiamo! Quando si pensa ad una gara di Formula 1 sotto le stelle, il primo pensiero va sicuramente a quella che è stata la prima corsa notturna della storia del mondiale, ovvero il Gran Premio di Singapore. Il teatro è il tracciato cittadino di Marina Bay, dove nel corso degli anni i piloti si sono sfidati a filo dei muretti e al limite delle resistenze, data l'elevata umidità presente. Ma andiamo a vedere come si è arrivati a disputare un GP in questa vivace città asiatica. La prima gara degna di nota a Singapore si svolse nel 1961 per quello che fu chiamato Orient Air Grand Prix. La città continuò ad organizzare eventi simili fino al 1973, quando per diversi motivi il tutto si dovette arrestare. Nel 2007 il governo di Singapore decise di impegnarsi nell'organizzazione di un Gran Premio valido per il mondiale di Formula 1. La realizzazione del tracciato fu affidata al nostro solito e ormai amico Herman Dilk, che trovò in Marina Bay il luogo ideale per dare vita alla sua creazione. Un tracciato composto da lunghi rettilinei, zone guidate e impegnative, soprattutto quella che verrà poi conosciuta come la chicane Singapore Sling. Il tutto per creare un mix ad alto tasso adrenalinico. Ma perché si scelse di correre in notturna? La scelta si legò all'esigenza di garantire un orario comodo agli spettatori europei. Il tracciato è illuminato da oltre 1600 proiettori di luce a LED studiati in modo tale da evitare grandi problemi di visibilità, fondamentalmente è illuminata a giorno. La prima edizione si disputò il 28 settembre 2008. Quella gara diede vita a quello che nella storia è noto come Crash Gate. E se non vi ricordate cosa accadde, non c'è problema, sul canale trovate un video in cui abbiamo raccontato l'episodio. Mi raccomando, correte a vederlo. Negli anni seguenti il Gran Premio fu spesso avvincente e caratterizzato da frequenti entrate in pista della safety car. A livello tecnico, il tracciato di Marina Bay premia chi ha un buon connubio tra potenza della power unit e telaio. Trovare il setup ideale però non è facile. A seguito delle modifiche avvenute lo scorso anno, il tracciato è attualmente lungo 4.940 metri ed è composto da 19 curve, a fronte delle 24 precedenti. Il senso di marcia è anti-orario e il giro veloce in gara lo ha segnato Lewis Hamilton lo scorso anno ed è di 1.35.867. Andiamo a vedere insieme tutti i punti chiave del circuito di Marina Bay. T1, 2 e 3 rappresentano subito una bella sfida per iniziare un giro di questo tracciato. Bisogna entrare il più forte possibile nella prima e avere una buona trazione di uscita nella terza. La T10, diciamo prima, Singapore Sling, la vecchia chicane assassina, ora resa una curva sinistrosa davvero impegnativa da affrontare in quarta marcia. T13, il tornante, è uno dei punti più scenici e iconici del tracciato, fondamentale avere una buona trazione in uscita. T18 e 19, una doppia sinistra davvero a veloce che si conclude sul rettifilo del traguardo. Occhio a non esagerare, il muro esterno è più vicino di quanto si pensi. E ora passo la parola al mio collega Gabri Bassi per una spiegazione di un giro lanciato del circuito di Singapore. Grazie Francesca per avermi passato la parola. Andiamo subito di corsa, apriamo il DRS, ci buttiamo in curva 1, seguita poi dalla 2 e dalla 3. Importante qui avere una buona trazione, poiché vi è questo allungo che ci porta verso la piega della 4, soprattutto curva 5, una curva dove bisogna fare percorrenza, uscire bene, forte, aprire il DRS, affrontare questo tratto rettilineo accompagnato dalla girapiega di curva 6 che ci porta verso l'importante frenata di curva 7, questa piega verso sinistra seguita poi dalla frenata del tornante di curva 8, curva 8 che si raccorda subito alla 9, una curva da quarta marcia, bisogna far scorrere la vettura verso l'esterno, fare il pelo al muro e prepararsi per la frenata della celebre Singapore Sling, questa curva a sinistra seguita poi da curva 11, la leggera piega della 12 che ci porta verso la frenata del ponte. È importante non andare al bloccaggio delle ruote anteriori perché è molto facile, perché si frena in combinato. Apriamo il DRS in uscita dalla 13 per questo rettilineo che ci porta alla frenata della 14, questo tornante destrorso. Diamo gas, siamo nel pieno terzo settore, curva 15, leggera piega che ci porta ora verso la frenata della chicane 16 e 17, bisogna anche qui far scorrere la vettura verso l'esterno, fare pelo al muro e portare tanta velocità ora in ingresso della 18 e della 19 e terminiamo così questo giro lanciato
Singapore. Amici di Rosso Motori, prima di salutarvi vogliamo ricordarvi gli orari di questo appuntamento del mondiale che potete trovare anche sul nostro sito rossomotori.it. E questo era tutto quello che c'era da sapere sul Gran Premio di Singapore. Se vi è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perderti nessuna novità, tanti backstage e retroscena. Seguici sul nostro sito www.rossomotori.it e su tutte le nostre pagine social per non perderti neanche una notizia. Ascoltaci anche su Spotify con il podcast Rosso Motori in Podcast. Ciao!